I giornalisti. Il 21 maggio scorso i poliziotti hanno festeggiato 159 anni a Campobello di Licata perché hanno catturato Giuseppe Falsone. E i carabinieri spegneranno 197 candeline lunedì prossimo alle 19.30 a Porto Empedocle perché hanno arrestato Gerlandino Messina. La stretta di mano tra il comandante Mario Di Giulio e il sindaco Calogero Firetto all'ombra della torre Carlo V, simbolo storico della città marinara, sarà promessa che si rinnova di impegno, riscatto e liberazione. Tra l'arma più antica d'Italia e Porto Empedocle è un connubio risalente nel tempo e costellato di tante stelle nel firmamento dei risultati. Il primo bombardamento che ha quasi raso al suolo Cosa Nostra empedoclina è stato sparato dai carabinieri la notte del 17 marzo 1998. Il Blitz Acragas 1, frutto delle dichiarazioni del pentito Pasquale Salemi, alias Maraschino, che incastra Putrone, Albanese, Falsone, ma risparmia i parenti, i Messina. Luigi Putrone fugge lanciandosi dalla finestra di un albergo. I carabinieri lo inseguono per 7 anni e il 12 agosto del 2005 lo arrestano nella Repubblica Ceca, a Ustina Belaben. La partita con i Messina invece si conclude il 18 giugno del 2000 con la cattura di Giuseppe e il 23 ottobre del 2010 con l'arresto del nipote Gerlandino. Tra uno e l'altro i carabinieri arrestano anche un fratello di Luigi Putrone, lui Giovanni Putrone, in carcere il 16 luglio del 2003, il giorno del secondo blitz antimafia Fortezza. E il primo scattò il 2 luglio del 2001 contro il clan Gianni L'Abbate. Noi abbiamo pensato doveroso spostarci di nuovo dal capoluogo di provincia, lo scorso anno a Palma di Montechiaro, quest'anno a Porto Empedocle. Un po' siamo stati, diciamo, indotti in questa scelta dalla cattura di Gerlandino Messina, ma soprattutto perché abbiamo trovato una ospitalità straordinaria da parte del sindaco Firetto, da parte dei colleghi vigili urbani. Quindi, e poi lo scenario della Torre Carlo V è talmente bello, per cui non sfigureremo quest'anno rispetto alla salita Duomo di Palma di Montechiaro. I risultati sono incoraggianti per quanto concerne la delittuosità in genere, perché c'è una riduzione di omicidi, di tentati omicidi, non ci sono stati omicidi di mafia e questo è forse il dato più importante. Il numero dei danneggiamenti continua a rimanere piuttosto alto, dei danneggiamenti con incendio, quindi l'attentato incendiario continua a rimanere un modo molto, molto, molto meridionale, molto agrigentino di farsi giustizia da soli. Non è soltanto legato alla distorsione, pizzo, usura, cose di questo genere, ma c'è anche un'attività, diciamo, un modo per farsi giustizia da sé, in questo bruciare macchine, bruciare camion o bruciare le case di campagna in particolare. È alto anche il fenomeno dei cassonetti di spazzatura che vengono bruciati, soprattutto nell'area tra Licata, Campobello di Licata, Ravanusa e così via. Preoccupante, dove in questo sicuramente dovremo mettere l'accento nei prossimi anni. Importanti i dati dell'attività di contrasto alla criminalità, perché oltre a Gerlandino abbiamo arrestato oltre 650 persone, che è il dato più importante, potrei dire, dal dopoguerra ad oggi, perché di fatto è il dato più importante da sempre. Anche il numero dei denunciati a piede libero è fortemente aumentato, e le persone arrestate per droga sono aumentate, quindi anche su questo campo i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti.